maglia di Lautaro, perché è un giusto tributo oggi, dopo questa vittoria contro un temutissimo e un magico Lecce, perché il Lecce è magico, e abbiamo trovato un grande leader che si è preso la squadra sulle spalle dopo il declassamento, la retrocessione di Skriniar, che ha firmato per il Saint Germain, lo sappiamo tutti. Lautaro è entrato nel mondo Inter di prepotenza, veramente come un toro che carica così la sua preda e si è conquistato la squadra e con questo giro di campo lento ha caricato il pubblico nella standing ovation, si è preso i cori della curva nord che lo hanno consacrato come nuovo re nerazzurro. Io anche gli do questo mio tributo personale indossando la sua maglietta. E aumentano le recriminazioni. Voi direte: ma allora non sei mai contento dopo la sceneggiata di Bologna, in cui ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al picco di visualizzazioni per questa stagione. Siamo arrivati quasi a 10.000. Ringrazio tutti. E non sono mai contento perché. Lasciatemi recriminare, l'hanno detto anche i due commentatori di DAZN. L'Inter ha lasciato 10 punti su 12 con Empoli, Monza, Sampdoria e Bologna. Dovevano essere 12 punti, sono stati solo 2. Per fortuna che oggi ce ne siamo andati a prendere questi tre, abbastanza facile. Abbiamo risuperato la Lazio in classifica, abbiamo rimandato i bambini a meno 3. E aumentano i rimpianti perché effettivamente con questi altri 10 punti avete sentito tutti, potevamo essere a meno 5 dal Napoli. E pazienza, è andata così la stagione. Adesso gli obiettivi sono ben 2, teniamoceli stretti. Ma un'altra bella menzione oggi me la sento di fare per Robin Gosens. Tu dirai: è molto scontato, ha giocato la sua migliore partita da quando è in nerazzurro. Sì, è giusto, è scontato, però diamogli i meriti che ha, perché io non l'avevo visto mai così aggressivo, l'ho sempre criticato, ho detto che non è quel giocatore che avevamo visto nell'Atalanta, non l'abbiamo mai visto in queste condizioni nell'Inter. Oggi si è presa la fascia sinistra e sono molto contento perché mancando Di Marco ha veramente supplito nel migliore dei modi. Sì, è un po' grezzo nel cross, un po' grezzo nel cross, non li mette bene come Di Marco, però arriverà. E soprattutto ha combattuto come un leone fino quasi alla fine, adesso non mi ricordo a quando l'ha tolto, all'80esimo. Quindi sono molto contento della prestazione di Gosens, che ho votato anche sulle varie app come migliore in campo da parte nostra. Dumbo sì, ha fatto il cross del raddoppio di Martinez, se no era da prendere e arrestare e portare in tribunale anche lui. Perché giustamente poi San Siro lo fischia, ma ragazzi, entri in campo con quella flemma così che sembra che ti facciano così, dai, io vi faccio un favore a giocare perché io valgo 60 milioni. Tu vali 60 euro, Dumbo, non 60 milioni, 60 euro, quello massimo che ti darei. Ha messo quella palla un bel assist, però l'ha fatto, poi ha preso un attimo di dimestichezza, ma ragazzi è un punto negativo. Molto bene anche Çalhanoğlu. Cosa avevo detto io domenica scorsa? Cosa avevo detto? Che Simoncello aveva snaturato la squadra mettendo i due play, Brozovic e Çalhanoğlu. Si è rimangiato la parola, mi ha ascoltato, mi ha telefonato e ha detto: avevi ragione. E adesso ha rimesso Çalhanoğlu in quella posizione e la squadra ha girato in maniera nettamente migliore. Non è stata una grande prestazione, ma abbiamo sempre tenuto la palla. Chiunque dice: ma il tiki-taka, il possesso, sì, è meglio tenere la palla che dargli agli avversari. È meglio creare gioco anche se sterile, però teniamo la palla noi, prima o poi il gol. E i gol sono arrivati, anche di una bellezza stratosferica, quello di Mkhitaryan che ha messo nel 7.
Fuori condizione ancora Lukaku, ma lo aspettiamo. Adesso abbiamo una trasferta molto impegnativa alla Spezia venerdì sera, e poi andiamo tutti a Porto a cercare di prenderci i quarti di finale. Mettete like alla pagina dei Senza Giacca, seguite questa bella rubrica La pancia del tifoso, che come ho visto state seguendo in tantissimi, in decine di migliaia da tutta Italia. Siamo veramente molto felici. Lautaro Martinez, nuovo leader dell'Inter, e io vi saluto come al solito. Forza Inda!